Però ci dobbiamo stringere. Ma io tu la prossima. E ti chiedo. Anch'io. E ti vuole le papiglie a due, Tanto nei giochi di gruppo non c'è giudizio. Non c'è giudizio, sempre. Cioè io segno che al sedere fine e il sedere grosso, ma vabbè, quello è chiaro, io ne dico anche, la prima nota. Infatti te lo devo richiedere al dono. È la prima cosa che mi ha chiesto. Però a parte quello e a parte un voto che diamo la sera, mi pare sedere, non mi scherzare. Allora, quello che ti chiedo, che ti propongo è una scelta che, come posso dirvi, crea sintonia all'interno del gruppo, a livello non verbale. Quindi io farò un movimento, un suono, che per esempio può essere... La persona alla mia destra lo ripete, poi lo ripete Giulia, lei, lui, fino a quando non si arriva tutti a fare lo stesso suono. A quel punto, e soltanto a quel punto, io cambierò. E ci sta che possa cambiare anche ritmo. Cioè, da fare continuamente così, ci sta che possa fare... E lei deve essere brava quando lo vorrà, quando è sicura di aver capito il ritmo che sto eseguendo, di rifarlo e successivamente le persone si aggiungono. Però fino a quando non vi arriva il nuovo ritmo, mantenete quello vecchio. Quindi che vuol dire? Che lei lo manterrà fino a quando non le tornerà quello nuovo. Faccio un esempio, facciamo una prova. Io faccio così. Choo 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 cho
miau 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 meow 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 Thank you.